I vini no e low alcol fanno discutere e mentre in Italia si dibatte ancora su come chiamarli e manca una normativa che consenta ai produttori di operare, in molti paesi, anche europei, Spagna in primis, ci si investe come. Anche perché i vini alcol free o parzialmente dealcolati guadagnano rapidamente mercato, tanto che in USA si stima il giro d'affari arrivi a 4 miliardi di dollari in 1-2 anni. Mentre i vini fermi del mondo soffrono ed in molti paesi come la Francia, per esempio, si spendono soldi pubblici per finanziare la distillazione di crisi. Ma l'Italia i vini low alcol dovrebbe produrli o no? Parola agli esperti di mercato di tutto il mondo. Sicuramente questo è un trend crescente e tutti noi produttori, dai più piccoli ai più grandi, dobbiamo sicuramente tenere un occhio aperto su questo nuovo trend che colpirà soprattutto la generazione Z e i millennials, in quanto abbiamo notato che sia come stile di consumo che proprio come abitudini alimentari si stanno focalizzando su prodotti non alcolici o a un basso contenuto alcolico. Dire che siamo indietro è sì vero perché non abbiamo possibilità di produrlo ancora in Italia nonostante Unione Vini stia già lavorando con il Ministero ad una bozza di decreto che viene revisionato periodicamente dal gruppo di lavoro, quindi speriamo di poter essere anche noi produttori del prodotto stesso. Dunque, qual è il concreto valore di mercato del vino no o low alcohol? Valore oggi di mercato si attesta intorno ai 7 miliardi e mezzo che diventeranno circa 30 miliardi fino al 2025. Quello che possiamo dire come numero certo è che mentre il vino classico sta crescendo del circa l'1% annuo, il vino italiano, intendo ovviamente il vino italiano, il prodotto, il vino dealcolizzato o con zero alcol sta crescendo tra il 7 e il 10%, ovviamente il totale è molto differente, però sicuramente è una crescita a doppia cifra da tenere d'occhio. Il mondo del vino è variegato e con un'offerta sempre in crescita e tesa alla differenziazione delle tipologie, una scena enologica italiana già ricca di denominazioni, vini rossi d'affinamento, vini rossi freschi e pronti da bere, bianchi di ogni sfumatura cromatica e gradazione, spumanti di altissima qualità financo rosati, tutti prodotti che il consumatore sta imparando a conoscere e a interiorizzare. Come viene percepito il vino no o low alcohol? Il vino no alcol, low alcohol, viene inteso dal consumatore come un prodotto totalmente diverso, quindi c'è chi magari beve la birra piuttosto che un soft drink o un ready to drink, piuttosto che un vino no alcol. Addirittura, come dicevamo durante il nostro speech, c'è chi decide di iniziare la serata con un prodotto, con un vino no alcol, per poi passare magari durante la cena ad un vino convenzionale. Quindi effettivamente non è un reale sostituto, ma è un qualcosa che si può assolutamente mettere insieme al lato. In Italia, nonostante ormai i dati parlino di una reale, piccola ma in crescita richiesta, ancora la produzione di vino no o low alcol sembra non aver preso campo su larga scala. Come mai? E qual è la situazione nei paesi europei a trazione vinicola come la Francia? Credo che sia un'opportunità per il mercato del vino italiano. È normale che in questo momento, avendo una normativa che non permette, c'è un blocco sul mercato che non permette di dealcolizzare e quindi c'è un blocco da questo punto di vista. Ci sono sicuramente anche ragioni tradizionali che non permettono all'Italia di spiccare il volo in questo tipo di segmento di mercato, ma quello che è interessante vedere è come la Francia, che è un mercato storicamente e tradizionalmente molto conservativo, e tradizionalista, sia molto aperto, tanto da diventare il quarto mercato per consumo. Le aziende possono dealcolizzare, quindi l'Italia sicuramente con la legislazione poco aperta sul settore in qualche modo fa in modo che alcune aziende non possano salire su questo treno degli alcol free. Chi sono dunque i consumatori di vino no e low alcol? Intanto parliamo di una nicchia del mercato che 1% delle vendite globali di vino sono alcol free, attorno a 2 miliardi in tutto il mondo.
Comunque il consumatore è un consumatore giovane, quindi generation, i millennials e la Gen Z, che sono comunque le generazioni in cui il vino sta perdendo market share. So, ecco perché è interessante, perché ti permette di andare a parlare con un target consumer diverso o quello che si sta in qualche modo disaffezionando al vino. Qual è il punto di vista estero sul mercato delle bevande alcohol free e che percezione c'è dell'Italia parallela a quella del mondo del vino? L'Italia è già avanti per quanto riguarda ad esempio lo spritz, oppure le botaniche o il vermouth o le bevande dalla bassa gradazione alcolica in generale. C'è un mercato per il vino low alcohol e fortunatamente per l'Italia ci sono dei vitigni che hanno una bassa percentuale alcolica, specialmente in confronto ad altre parti del mondo, ad esempio là dove vengo io, la California, dove abbiamo tantissimo sole. Dunque c'è un cambiamento nelle abitudini di consumo delle nuove generazioni, ma cosa cercano i nuovi consumatori? Le nuove generazioni hanno visto i loro genitori apprezzare bottiglie di un livello più alto rispetto al passato e ora il range di bottiglie da scoprire è molto ampio anche grazie alla biodiversità che offre l'Italia. Credo quindi che il grande cambiamento delle nuove generazioni per quanto riguarda il consumo quotidiano di vino stia più che altro in quello che mangiano e anche nel fatto che i cocktail d'abbinamento al pasto stiano riscontrando sempre un maggior successo. Si vedono sempre più bartender italiani che fanno mixology e quindi c'è spazio per un'offerta di bevande anche non alcoliche, come ad esempio i cocktail analcolici. In America abbiamo il No Groni e altri cocktail da aperitivo senza alcol che sono molto popolari. Ci sono persone che si prendono un periodo di detox dall'alcol, tipo gennaio, ma comunque vogliono mantenere la socialità e quindi ricercano qualcosa di buono da bere che non abbia alcol. Un mondo che cambia e che il vino, che ha attraversato tutte le epoche, sin dalla storia più arcaica, è chiamato a seguire. La bottiglia di vino è sempre stata al centro dei pasti, dai quotidiani alle occasioni speciali. E ora che i dati dei consumi registrano un segno meno, quali riflessioni possiamo fare intorno al calice? È cambiato il vino o il modo di consumarlo? E il vino no low alcohol rappresenta proprio questo vettore di cambiamento? Before talking about low and no alcohol wine, I'd like to talk about a broader subject, which is we look at the dinner table in 2023 and we turn the clock back. Prima di parlare dei vini no o low alcohol, vorrei parlare di alcuni aspetti. Se osserviamo le tavole dei consumatori nel 2023 e riportiamo l'orologio indietro di 20 anni, notiamo che 20 anni fa avevamo come commensali uomo-donna, 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 persone che mangiavano il manzo, il pollo, l'agnello e tutti pensavano il rosso si abbina con la carne e il bianco col pesce. Tornando al presente, oggi non necessariamente abbiamo una tavola composta da uomo-donna, uomo-donna, uomo-donna. Non tutti mangiamo la carne in senso lato. Qualcuno può preferire il manzo, qualcuno il pollo, mangiare solo le verdure. Magari una persona mangia verdure solo nel weekend. Se ci spostiamo sul vino vale lo stesso ragionamento. Tutti bevono il vino rosso? No, chi mangia carne preferisce necessariamente il vino rosso? No, magari preferisce il bianco, oppure preferisce una Coca-Cola o un tè. Viviamo in un mondo dove il lifestyle del singolo è molto importante e non torneremo indietro a 40 anni fa. In tutto questo il vino no o low alcohol suona un po' come il tè frizzante, il kombucha e tante altre bevande che soddisfino la volontà di sperimentare dei consumatori che non bevono alcol.